Che blog? Ormai sto sul PD, Berlusconi non c'è più. Pronto? Anche qui l'ho detto in battuta e comoda, ma se noi usciamo bene e facciamo le cose per bene, ma a noi non ci ammazza più nessuno. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo, deep down in the jungle I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bongo. A questo punto è inevitabile chiedersi, c'è un problema che un animale può risolvere grazie al suo cervello e un uomo, una persona adulta, no? Ecco, hanno tolto pure le merendine a Franco Fiorito, appunto i medici giustamente si preoccupano anche della sua salute. È arrivato il momento di andare oltre il PDL con una proposta politica che unisca tutti i moderati che non si riconoscono nella sinistra. Bisogna aprire le porte al cambiamento con volti nuovi e nuove energie che ci aiutino a costruire una casa politica più grande, più moderna, più europea. Se vuoi fare il figo usa lo scalogno. Non replicherò mai a chi mi accusa e in alcuni casi polemizza, perché penso che sia finita la stagione della politica in cui si parla male degli altri. È arrivato il momento di parlare bene dell'Italia. La nozione di bellezza, così drammatica, così sorgiva, così gravida di passioni, quella nozione di bellezza che aveva agitato la tavolozza dei pittori e il pentagramma dei musicisti, viene ridotta alle curve delle veline, viene venduta a spot dai trafficanti di surrogati di felicità. La cultura diviene un mercato colonizzato dal pensiero unico, del sesso abbinato al denaro e al potere. Un feticismo incolto irrompe un feticismo incolto irrompe nel nostro immaginario. In effetti, rispetto alla gran parte delle altre specie animali, nasciamo incredibilmente inermi e incapaci, non sappiamo fare nulla, neppure tenere sollevata la testa, e restiamo indifesi per molti anni. Ma è proprio questa nostra iniziale inettitudine una delle chiavi del nostro successo. Se uno si candida a governare il paese, cosa deve fare? Deve cercare di dire chi è. E io non ho trovato modo più semplice che far vedere chi sono. Cioè, io non è che sono nato nella politica o nella comunicazione, sono nato vicino alla pompa di benzina. E non dovrebbe essere così, dovremmo essere tutti insieme con noi. Noi umani, cose tra le cose, ridotti a funzione precaria di una società spoglia di umanità. Persino la ricerca di Dio ha cercato l'abbrivio di una fiction televisiva. Qualcuno si interroga sul perché viviamo assediati da questo sentimento di perdita, di smarrimento, di occultamento della speranza. Perché, se siamo sinceri, non possiamo non vedere che la crisi di cui tutti parlano non è soltanto la questione dei debiti sovrani degli stati, né solo lo spread che tiene banco nei talk show, ma è anche l'idea che il nostro presente abbia, nello stesso tempo, rotto i ponti con il nostro passato e con il nostro futuro. Chihuahua. Chihuahua. Oggi abbiamo dato la dimostrazione
che la Lega è tornata ad essere la Lega Nord, la potentissima. E se noi siamo uniti non ci ferma nessuno, non ci ammazza nessuno. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody let you be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie on the king of the jungle. Hit me when I come, baby. King of the jungle. Hit me when I come. Siamo giunti al termine di questo nostro viaggio nella mente animale. Abbiamo incontrato, lo avete visto, specie e individui eccezionali. E dopo quello che abbiamo visto, il rischio, come detto prima, è di umanizzarli, ma sarebbe un grave errore. Sono diversi da noi e forse proprio per questo hanno così tanto da insegnarci. Totalmente d'accordo con Renzi, che lui dice che sanno primarie civili, dice anche che si fida di me. Lo ringrazio.